Mirta Merlino, gaffe in diretta. Non posso lavorare così. Durante la trasmissione Il Pomeriggio 5, condotta da Mirta Merlino, si è verificato un imprevisto, quando il microfono della conduttrice è rimasto aperto dopo il lancio di un servizio. Questo episodio ha permesso agli spettatori di ascoltare un breve sfogo di Merlino in diretta, durante il quale si lamentava delle condizioni di lavoro quotidiane. Ragazzi, ma perché tutti i giorni siamo nelle stesse condizioni? Fa ridere. Il servizio di apertura di quel giorno, venerdì 12 gennaio 2024, riguardava un grave incidente avvenuto a Trento, dove una madre con passeggino era stata travolta da un'auto. In quei pochi secondi di microfono aperto, Merlino sembra esprimere frustrazione per situazioni ripetitive nel programma, apparentemente rivolta verso il team dietro le quinte. Questo episodio segue un altro evento simile, dove Bianca Berlinguer, conduttrice di Prima di Domani, era stata trasmessa in un fuori onda da Striscia la Notizia, lamentandosi del contenuto del suo programma e minacciando di andarsene. In parallelo, Merlino si è trovata coinvolta in un dibattito pubblico con il rapper Fedez, relativo alla copertura mediatica della vicenda giudiziaria che coinvolge la moglie di quest'ultimo, Chiara Ferragni. Fedez aveva criticato Pomeriggio 5 e Canale 5 per l'attenzione data a questa vicenda. In risposta, durante una trasmissione, Merlino ha sottolineato l'importanza giornalistica del caso, dato il profilo pubblico e l'impatto sociale ed economico di Ferragni, e ha invitato Fedez e sua moglie a rispondere alle domande del programma. Merlino ha evidenziato la sua speranza che Ferragni possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma ha ribadito il dovere giornalistico di approfondire tali questioni. Ha inoltre aggiunto un invito aperto a Fedez e Ferragni per un'intervista, sottolineando la presenza di un inviato del programma sotto casa loro e esprimendo un commento leggero sul loro cane, Paloma. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.